Caro Sant'Antonio, ho tre figli meravigliosi dei quali sono orgogliosa. Vivono lontano da me con le loro belle famiglie e quando vengono a trovarmi è sempre una festa, anche se i nipotini mi rovesciano la casa, ma va bene così. Ciò che non va bene invece è la salute di mio marito che soffre di Alzheimer. Non è più lui, fa e dice cose strane. Certi momenti non sa neppure chi sono. All'inizio cercavo il lato comico della cosa, giusto per non avvilirmi, ma adesso non ho più voglia di scherzare. Ormai sono vecchia, le forze calano e la pazienza è al lumicino. Io li voglio bene, però è un bene a senso unico perché lui non mi corrisponde. Accanto a mio marito mi sento sempre più sola e stanca. Caro Sant'Antonio, forse sarà successo anche a te di voler bene a persone assenti che non potevano capirti. Ti confesso che per me è molto faticoso. Ogni mattina prego il Signore di darmi la forza di finire la giornata sapendo di poter contare solo su me stessa. Mi piacerebbe almeno poter contare sul tuo aiuto. Grazie. Questa lettera mi ha fatto ricordare un bel film di qualche anno fa, un film intenso, toccante, per niente sdolcinato e retonico. Still Alice, ancora Alice. La storia di una donna che manifesta una forma precoce di Alzheimer e che alla fine, quando ormai sembra quasi del tutto incapace di riconoscere anche le persone più care e di interagire con la realtà, alla domanda addolorata e quasi rassegnata della figlia, che cosa resterà di tutto questo, di tutta questa vita, le chiede, lei, Alice, pronuncia un'ultima parola in un barlume di lucidità. Amore. Resterà l'amore. È una risposta, o un appello, forse una testimonianza, forse un po' tutto questo. Quando sembra che non rimanga più niente, quando sembra che una malattia terribile come l'Alzheimer si porti via tutto, quando ci si sente sempre più soli e stanchi, come la nostra amica che ci scrive, anche allora, anche alla fine di tutto, rimane l'amore, perché l'amore non muore mai. Ce lo ricorda ogni giorno Sant'Antonio. Ciò che semini nell'amore non va perduto, non va sprecato. È un seme di umanità nuova che anche tu, cara amica, potrai lasciare in eredità ai tuoi figli e ai tuoi nipoti.